Bella a tutti ragazzi, questo è la Fra che vi parla, sono di nuovo in compagnia di Steven Swex. Ciao di nuovo. Ciao di nuovo e siamo qui, come ci avete consigliato, in una build challenge in cui costruiremo un cannone. Quindi siamo pronti a darvi il tempo. 3, 2, 1, via. Come vi ho detto, ce l'avete consigliato voi di costruire un cannone, noi cerchiamo di eseguire i vostri voleri. Niente, iniziamo così molto scialli con questa pietrista qua. Cerchiamo di puntare il cannone, come ho detto, verso gli alberi di là, perché altrimenti Sì, almeno spacchiamo evitiamo di distruggere l'arena. l'arena, A parte esatto. che è in ossidiana, però vabbè. Sì, esatto, però almeno ci evitiamo rogne. Niente ragazzi, come vi dicevo, questa sfida ce l'avete consigliata direttamente voi, quindi vi ringrazio in anticipo per il vostro contributo, quindi per i vostri consigli e tutto ciò che mi permette di continuare a crescere all'interno di questa community. Sono i vostri commenti, i vostri mi piace, quindi iniziate a spolliciare. Ho visto che molti mi avete chiesto quando inizierò a fare i gameplay con voi sulla build challenge. Io ve lo spiego spesso nei video. Quando questa serie avrà raggiunto un ottimo grado di comunque like di gente che la segue. Quindi parlo, non so, di magari un bel po' di visualizzazioni. Farò sicuramente gameplay con voi perché capisco che questa serie può piacere ad un certo tipo di pubblico. Sicuramente non prima del decimo episodio. Dal decimo episodio in poi iniziate ad aspettarvi che magari vi chiederò appunto di partecipare. Comunque, passando a questa sfida dobbiamo costruire appunto un TNT cannon. Vediamo se Cannone. funziona, ti giuro che funziona, te lo dico ai testimoni. Sperando che appunto tutto funzioni. Un cannone di TNT. Dove cacchio è andata la TNT? Abbiamo 15 minuti di tempo, ve lo ricordo. Ora. Là, ma sai che ti sento a scatti, porca miseria. Ragazzi, c'è un problema di connection. Abbiamo 15 minuti di tempo per concludere questa sfida. E niente, bando alle cince. Continuiamo a fare il nostro cannone. Beh, perfetto. Allora, io sto cercando di. Io faccio un cannone più o meno classico, diciamo, classicheggiante. Quindi, tipo quello dei pirati, non so. Tipici cannoni che si vedono in giro. Sì, certo, si vedono dappertutto. Chi non ha un cannone in casa tipo? Chi, Ma esatto, chi non ha questo è un normale, cannone? Madonna proprio, normalissimo. Certo, dipende dal tipo di cannone. C'è molta gente che hanno cannoni un po' diversi da quelli che stiamo costruendo noi. Però è un altro argomento, eh. Non so se mi capisci. Allora, ok. Speriamo che vadi bene. Vadi. Tipo fantozzi. Ok. Almeno. Ah, innanzitutto dobbiamo testare se il meccanismo. Ma sì, dai, funziona. Io mi affido alle mie capacità e il cannone lo testo solo durante la prova finale, solo durante la No, 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 sfida. io non mi affido niente a me stesso, io lo voglio provare di nuovo perché. Ah, ok. Tu sei un insicuro. Io Porco, vado tu hai spaccato la fonte di acqua. c'è qualcosa che non cosa, c'è qualcosa che non quadra. Non so cosa sia quello che non quadra. Cioè che stavo facendo un cannone davvero penoso. Vabbè, continuiamo da. Grazie, certo che se mi sganci il pene qua. Continuiamo su questa falsa riga di cannone blasfemico. No, perché blasfemico non lo so però. Allora, Non è blasfemico. cannone blasfemico, è la Questo mi blasfemia incazza. pura. Cannone blasfemico, no, davvero è fantastico. Naturalmente l'ho fatto storto perché come il tempio e come tutto il resto, praticamente io sono solito fare le robe storte. Allora, ah sì, vabbè, raga, parliamo un po' dei vostri commenti. Ho visto che, cioè, in una sera mi sono arrivate 127 mail di vostri commenti nel video relativo al
alla puttana. Build Challenge, mi avete commentato una marea di cose. Ho visto che avete scritto magari di fare un aeroplano, e questa mi sembra davvero una bella idea perché mette in gioco la creatività e non solo magari l'abilità, come avevamo visto nel cannone, che uno deve essere capace di fare un cannone, oppure nel labirinto, che uno deve essere in grado di fare determinate trappole, eccetera. Qui mette in gioco anche la creatività, perché un aereo, vabbè, uno deve anche averlo in mente, saperlo immaginare e comunque studiarsi un po' da dove iniziare, quindi mi piace anche questa sfida. Ho visto che mi avete consigliato una pizzeria, ringrazio naturalmente tutti quelli che mi danno questo supporto nei commenti. Una pizzeria, anche questa è una bella idea. Naturalmente bisogna essere anche un po' originali nel farlo, però che cacchio sto facendo, davvero? Uno schifo, E vabbè. tipo, a me questa cosa proprio piace tantissimo, che anche voi proprio guardate i nostri video e commentate. Esatto, cioè il fatto che commentiate davvero Aiuta. ci aiuta tantissimo. Lola non ha più le parole adesso. Esatto, non ho più parole. Davvero, sono estasiato da questo fatto. Guardate ragazzi, lasciate i like, ma i commenti io a volte li preferisco ancora di più, perché davvero mi piacciono. Mi piace vedere che vi interessate a questo canale, che man mano continuiamo a crescere. Vi prego di lasciare appunto un bel mi piace a questo video se volete che questa serie continui, anche se credo che la continuerò comunque, perché vedo che a voi riscuote in voi un grandissimo senso di felicità, immagino, che ne so, vedo che vi piace, per cui. Tanto siamo entrati nel sesto minuto di gioco. Di creazione, io sto costruendo uno schifo davvero, non so boh, non so te come sei messo, però io il Ma io sono mio messo, cioè, non è che sia proprio da Dio, però, cioè, un cannone, io invece sto facendo un cannone a tipo, non so, Second World cioè. Il tuo inglese mi stupisce ancora. War. Hai visto? Sono altro che inglese. Pro Playa XD, Pro Playa. Vabbè, ho letto che mi avete chiesto per il contest se è finito. No, ragazzi, non è finito il contest. Il contest non è finito finché non raggiungo un tot di partecipanti. Che adesso mi avete inviato per ora, se non sbaglio, 6 clip, 5, 6. Adesso non so il numero detto. Finché magari non ne raggiungo una decina. Così che do la possibilità un po' a tutti di partecipare. Il contest non si chiude. Qui state tranquilli, se volete partecipare fatelo. Non vi preoccupate se pensate che la vostra intro faccia schifo, ragazzi. A me interessa meno di zero. Io ho fatto questo contest per vedere un po' se queste idee vi piacciono. Cioè, l'ho fatto per voi, essenzialmente per voi, perché vi regalo appunto una gift card. E 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi regalo una gift card e non a caso premio quello che magari appunto la realizza meglio, però alla fine farò un video in cui magari sponsorizzerò un po' tutti quelli che hanno partecipato, perché mi hanno dato una grande mano a capire che comunque anche voi seguite il mio canale. Qui ho intanto cercato. Cioè, il mio cannone è praticamente tutto quello fuori che è quello dentro. Sì, io Porca qui miseria. ho sbagliato totalmente. Oh, la Madonna, cos'è quel coso lì? Lo Non sbirciare, 3, 4, apre, sì. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi viene pena solo a pensare che poi tutte queste parti devo ripeterle anche dall'altra parte. Parti, davvero italiano fantastico. Ok. Spero che a voi che mi avete consigliato questa prova i cannoni piacciano. Spero che continuate appunto a chiedermi nei commenti altre sfide che. Qui c'è qual quadra che non cosa. Altre sfide che. Noi dovremmo realizzare. Intanto continuo qui. Scusate se Ma ho un io non ho capito se il mio è un cannone o è l'arma di Cristo, perché non so neanche io cosa sto costruendo. C'è tutto quello fuori che è quello dentro, in poche parole. Ma sì, dai, l'importante è divertirsi. Non vedo l'ora, ragazzi, davvero di fare queste sfide anche con voi, così almeno cambiamo un po' la concorrenza. Non per togliere nulla a Steven Swex. Grazie, grazie. Però No, beh, ovviamente, io l'ho fatto perché gliel'ho chiesto io. E perché ormai lo conosco, però potreste venire anche voi, cioè, ovviamente. non si offende. Ma va.
Ma ci credi che sto sudando per fare questo calcolo? 4, 5. Ah, intanto siamo entrati nel decimo minuto. Molto bene. 5. No, qua è sbagliato, lo sapevo che era sbagliato. Tac, adesso. Ok. Giusto. Vaffan bagno. Sto perdendo una marea di tempo a fare sto schifo di abbellimento. Speriamo che il cannone funzioni. Figa veramente. Se non funziona, Madonna, Madonna. Oh, buggato. 1, 2, 3, 4, Metto là, io lo dico 5. ancora. Comunque mi sa che sarà la decima volta. Dateci anche degli obiettivi Già. per survival. Oh, esatto, visto che ce li avete dati gli obiettivi per il survival, per cui va bene, cerchiamo naturalmente di farli. Vi rendete conto anche voi, perché me l'avete scritto, che non tutti possiamo farli ora, tipo la farm di tutti gli animali. È Anche a me l'ho scritto. difficile da fare adesso. Io voglio vedere se funziona veramente e Tu se sei non. ancora, tu non l'hai ancora abbellito, tra virgolette. Sì, così è il mio abbellimento. Adesso non sbircio, così almeno mi tengo la sorpresa. Intanto siamo entrati nel dodicesimo minuto, più o meno, di gioco. Ora provo a farlo partire. E se non va, mi incazzo. Il mio, guarda, ci scommetto la Se pelle che che non va. va! Se che va! Buona che va! Va Se! al tuo. Mi sembra di aver capito che il tuo funziona. The champion, my friend. Grazie, grazie a tutti, sono io. Olè. Due Poi. o tre No, lo volte faccio. il mio, porca miseria. La Madonna. Sì, ma alla fine sparerà uguale. Times a zero. Intanto mancano meno di 3 minuti alla fine. Io sono ancora un po' indietro. Io non so che fare. Madonna, che schifo! Ah. Oddio. Beh, poi devo caricarlo di TNT io. Poi vabbè, lo carico dopo. Tanto non fa parte del coso. Cioè, basta che funzioni, questo è l'importante. Esatto, perché poi ci ho fatto tutto sto abbellimento, ma se poi non funziona. Vabbè, cerchiamo di fare un po'. Sentito uno tossire. Sì, è mio fratello che fa il monaco. Buona. Ok. Intanto siamo entrati nel tredicesimo minuto, quando manca un minuto alla fine, quindi devo cercare di sbrigarmi e concludere qui. Quanto manca? Quanto manca? Manca praticamente un minuto e mezzo. Beh, mi sa che questa qua la vinci te, perché cioè io ho fatto piccolino, cioè però con 20.000 cose di fianco. Piccolo bug che non mi faceva distruggere un, non mi faceva piazzare un cubo. Ok. Continuiamo qua. Seguite anche la sopravvivenza, lo so che ve lo diciamo sempre, però davvero. Ah, soprattutto nel quinto episodio, se non sbaglio, correggimi se Dovresti sbaglio, schivare. No, che quarto. non ho ancora caricato per ora, ma caricherò a breve. Anzi, forse lo carico proprio oggi mentre sto registrando questo video. Una bella sorpresina, non vi spoilerò nulla, però andate a darvi Infatti il titolo un'occhiata. si chiamerà Grande Eh? piccola sorpresa, se non sbaglio. Il titolo cos'è che hai messo? Grande Non ho piccola ancora sorpresa. messo, adesso devo caricarlo Devi e. mettere quel titolo lì perché te l'ho detto io, ok? Sì, Ok. metto quello, tranquillo, tranquillo. Scusa, scusa. Piccola. No, cos'è? Grande piccola sorpresa, piccola grande sorpresa, boh. Sì, beh, comunque le vedete subito. Una bella sorpresa all'interno del video che rende Subito, comunque questa è tipo metà sopravvivenza vita, eh. Tipo un metà po' vita. più bella. Intanto mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, stop. Finito il nostro tempo a disposizione. Concludo un attimo qui. Faccio l'ultimo pezzo. sì, devo fare l'ultima, proprio l'ultima, Bon. ultimissima cosa. No, perché ho buttato via quel blocco lì. Porco. Io ho terminato il mio cannone. E siamo pronti qui. Oh, HD, quindi ci sono dei razzi che. Razzi, sono i fari che partono per aria nel vuoto. Ci sei? Ok, Buono, finito. allora il tuo cannone come si chiama? Il mio cannone si chiama. Ah, ha pure un nome. Ah, pure. Sì, dai, dagli un nome, dai, sì. Il mio cannone si chiama Super Cannone SS. SS sta per SpongeBob SquarePants, perché ci sono le spugne qua.
Sì, infatti. Ah, ok, perfetto. Vabbè, proviamo a Infatti qua piazzarci. non la vedi la S, perché Sì? c'è Ah, sì. Scalanzi, forse, Ah, ma vabbè. forse anche Steven Zweig, però SpongeBob SquarePants è Esatto, meglio. molto Dai, piazzaci un meglio. bel TNT. TNT che io lo faccio partire. Aspetta, Sempre se riesco a schiamare il pulsante. Ah, ok. TNT. Qui carichiamo l'energia dai fari. È pronto? Devo metterla anche qua davanti. Tac. Schiaccio io così almeno fai vedere. Va, sì, dai. Pronti a far partire? Qui c'è il colpo. Aspetta. Per SpongeBob SquarePants. SquarePants. Non c'è Partito niente. il cannone ora. Scende. Boom! Direttamente contro i nostri letti di salvataggio. Ti immagini? Ok, non possiamo più salvare il gioco. Build challenge terminata. Vieni a provare il mio. Anzi, aspetta un attimo perché. Miseria. Ecco, io mi Cos'è sono sto? ispirato ai cannoni tipo della seconda guerra mondiale, presente. Oddio. Aspetta, pulsante qua. Aspetta, no, aspetta che non è ancora carico. Ah, sì. È a tra virgolette ripetizione, ossia. Ci puoi mettere dentro tutti i colpi che vuoi. No, Ah, è quello automatico che hai fatto. non è automatico. Cioè, io ho fatto un tutorial sul coso automatico, ma Lo questo so, non è automatico. È solo che spari, clicchi te per sparare, però non lo fai in automatico. Cioè, spari tutte le volte che vuoi senza mai ricaricare, come ah, ok, invece perché ci fai hai in. messo gli dispenser. Esatto. Però 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, ragazzi. La sfida sta per concludere. Voi diteci qual è quello che preferite. Ora ci sono 10 colpi. Prova ad azionare il colpo. Dice, ma in qualche video riusciresti a dire dice, diteci, giusto? Dici sempre Diceci. dice, Diceci. Vai, dice. fai partire il cannone. Qui vediamo il meccanismo dall'interno. No, zuccherissimo! Si è bloccato. No, il lavoro di una vita. Epic fail. Eh no, mi sono dimenticato di distruggere un cubo. Vabbè, ragazzi, questo mi toglie Vabbè. tantissimi punti. Eh No, cioè secondo me ha vinto il tuo perché in teoria dovremmo fare un cannone, però contava più l'estetica che il sì, ma cannone. non hai capito il trucco. Il mio cannone è un cannone che spara l'acqua. Cioè, non hai visto. Vedi che l'acqua qui. Sì, ho visto qua che spara l'acqua. Vedi, Chissà era che tutto. danno, porca miseria, chissà che danno. Esatto, era tutto un trucco per poi sparare l'acqua. Cioè. Devastante. Bene, ragazzi, la prova è terminata. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento scrivendoci cosa dovremmo fare nella prossima build challenge. Magari quale dei due cannoni avete apprezzato di più. E da Steven Suex è tutto. Aspetta, tolla, 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 tolla. Boom! Bon, Ecco. ok, questo ci voleva. Da Steven Come io Suex è facevo. tutto. Dato la fra pure. E vi salutiamo. Alla prossima. Ciao. Ciao.